Siamo in Come la vita quando ti sorride e detestiamo l'espressione nel mio piccolo, perché è un'assurdità. Tu sei un essere spirituale, quindi tu sei grande. Nulla può tenerti fermo e incastrato. Uno spirito, quando è etico e partecipa a creare opere di valore, è libero. Quindi, dire nel mio piccolo significa io sono ingannato e addirittura mi faccio portavoce del delirio che mi vuole incastrato. In Come la vita quando ti sorride l'ho spiegato decine di volte, eppure ci sono persone che non conoscono la propria identità spirituale e, parlando di sé e di quanto possono fare, dicono nel mio piccolo. Capisco che quelle persone sono in buona fede, ma considerarsi nel piccolo è comunque un errore, perché asseconda i malvagi che ci vogliono tenere incastrati e perché blocca qualsiasi ricerca di miglioramento. Appunto perché nel mio piccolo uno dice che non può fare altro e che non esiste di meglio. Premesso questo, ti voglio dare un consiglio per eliminare il concetto di mio piccolo e il concetto di io sono limitato. Parti pure dal tuo ambiente, piccolo, come dici tu, e riconosci un fatto oggettivo. Quanto tu fai nel tuo piccolo ambiente può essere fatto bene, con intenzione, oppure può essere fatto male, svogliatamente. E fare le cose bene crea benessere, anche se si tratta di piccole cose. Perciò, tieni in ordine il tuo spazio. Organizza le tue attività. Sii pratico e funzionale nelle tue decisioni. Inizia a permeare il tuo ambiente, cioè a riempirlo, dell'intenzione di esistere al meglio di te. Quando capisci bene il concetto, non tolleri disordine, approssimazione, rassegnazione nel tuo ambiente. A quel punto tu sai che anche con poco si può fare bene. E allora il passaggio successivo è chiederti: quante altre cose posso fare funzionare bene? E puoi chiederti anche: sino a dove si estende il mio raggio d'azione? E puoi chiederti anche: quanto è grande la porzione di spazio-tempo in cui io posso essere efficace? Queste domande ti portano a trovare le giuste risposte vitali. E a quel punto cominci a capire chi sei tu, essere spirituale. Quindi, fa bene ogni cosa che fai. Come la faresti se tu fossi in situazioni molto più complesse, molto più prestigiose? Mettici impegno e prova la legittima soddisfazione di riuscire bene in quello che fai. Vivi alla grande, da subito, con sana ambizione etica, anche se al momento credi ancora di trovarti nel tuo piccolo.